Allora, il lo appassimento così ora sono Trebbiano e Malvasia, vengono diciamo vendemmiate a settembre, vengono lasciate o sui gratici oppure appesi a delle specie di delle croci di metallo, e vengono appunto si aspetta che si appassiscano e poi si concentrano gli zuccheri, e normalmente prima di Natale, ma a volte anche dopo, vengono pressate. Queste uve sono molto molto secche e si ottiene una pigiatura ovviamente soffice, si ottiene un liquido molto già molto denso, che va in una fermentazione che è possibile solo grazie alle famose madri, vale a dire dai caratteri dell'anno precedente si preleva la parte di questa batteri, muffe e altri lieviti selezionati per resistere a concentrazioni zuccherine molto alte. Infatti il Bizzanto si caratterizza ad avere una concentrazione zuccherina molto elevata, e soprattutto i Bizzanti attuali sono spesso molto sono dolci, la moda diciamo è di farli dolci, anche perché è difficile selezionare un lievito che porti la fermentazione fino in fondo. Se si prolunga tanto l'appassimento, è ovvio che lo zucchero da fermentare è troppo e i batteri non i lieviti non sopravvivono a queste concentrazioni. E ecco, questo quindi il Bizzanto normalmente la caratteristica è il vino che si apre con gli amici di famiglia, perlomeno viene fatto dal nonno che ci dà quel stock che ci deve bastare per tutta la vita, e va aperto soltanto in occasioni importanti con persone importanti. Guai a chi ci inzuppa gli scottini dentro, perché è un affronto. Chi si inzuppa dall'altra parte, questa è la reazione normale quando c'è appunto presente chi ha fatto il vino, ma l'ha detto suo nonno, ma vi assicuro che la reazione per esempio del signor Avignonesi quando non si inzuppa, perché diciamo è un deprezzare un po' quello che è una sostanza, un liquido, un vino che normalmente è notevole da berselo per conto proprio. Ecco, allora Bizzanto caratteristica è il colore, che spesso è dorato, spesso va sull'ambrato. In questo caso abbiamo un colore topazio, un colore ambrato veramente veramente bello, quasi da Marsala diciamo. Il Marsala però è un vino liquoroso, quindi c'è l'aggiunta di alcol, questo è solo diciamo naturale. E diciamo la consistenza ovviamente nel Bizzanto è molto molto più elevata, è una consistenza quasi viscosa dovuta all'alta componente alcolica, ma soprattutto proprio gli zuccheri e la glicemia presente. I profumi del Bizzanto sono, al di là dell'aroma classico del Bizzanto, che magari è fatto anche di sostanze non proprio nobili come degli acetali e delle sostanze la cui presenza va sempre dosata in maniera molto molto accurata, le note caratteristiche sono la nocciola, la mandorla, l'albicocca, però ovviamente secca, quella che nei classici diciamo mix di frutta secca si trova, c'è uno un po'. Sì, questo sì, c'è uno sa di tappo, non so qual è. Il mio. Qual è? Il mio. Il vostro? Ma no, vabbè, ce n'è un altro. Ce n'è un altro. Dov'è? Questo è di tappo. Questo qua, no, l'ultimo qua. Non so chi mi ha servito. Questo no, ma se c'è. Se li si può cambiare. No, io no. Io sì. Trauma. Mi fai vedere allora, un tappo. Chi sa di tappo lo può svuotare per favore nella. A chi sa di tappo là è rimasta nel naso. Il mio sì. Il mio era evidente, cioè lo senti ancora che l'ho buttato via. Cambio bicchiere, guarda. Ci sono qua. Meglio con un bicchiere di rosso forse. Paolo, ci sono dei bicchieri lì, 6 bicchieri disponibili. 12. Andrea, ci sono dei bicchieri lì. Come si fa la pausa?
pensanti spesso da bottiglia cambiano parecchio, perché l'evoluzione è molto particolare, non ti dico come il suo termine, ma comunque ogni bottiglia fa un po' storia a sé, ogni caratello soprattutto fa storia a sé. Quando si aprono i caratelli, il vizzato di un caratello è completamente diverso da quello di un caratello accanto, quindi spesso viene fatto un assemblaggio di diversi caratelli per ottenere il vizzato. Quindi andiamo a, quindi dicevamo appunto la frutta anche caramellata, un bel odore di caramello, la mandorla, un tostato, una tostatura, la granella di mandorla, quella che si usa per guarnire qualche volta i gelati. Ora, sono da quella 4 settimana in Olanda, a tre sere c'è la torta con la granella e quindi c'è questo odore fisso. Ecco, ovviamente il miele, una nota bellissima di miele, di ovviamente albicocca, frutta secca, anche lì un po' di pruglia e si dice sempre miele di zagara, qualche nota agrumata si può sentire. No, il bicchiere prendilo di là. Io, una nota di là si può sentire, quello di se tu puoi prendere un bicchiere là, sulla tavola. Le uve. Grazie. Se sentite qualcos'altro, ditemi un po'. Il mio naso sta. Le ultime residue. Mandorle albicocca, più o meno miele, ecco. Diciamo che ci sono vizzanti un po' più complessi. Questa è una versione stratosferica, ecco. Diciamo buono, ma non, gli aromi sono quelli, ecco, non ci arrampichiamo. Ecco, andiamo a berlo, perché in realtà il problema dei vizzanti è in bocca, che normalmente sono troppo. Troppo dolciosi e poco freschi. No, sa di alcol questo. Ecco, direi questo lascia una nota anche un po' di affumicato in bocca, ma Giuliano attraverso il vin santo. Giuliano, come sei bella attraverso il vin santo? Siete due ori. L'alcol e la...